abbiamo appena scoperto che abbiamo un passaggio di 2 metri da fare. Ci passiamo solo perché gli specchietti passano. No, vabbè, raga, che cazzo è? Fine, che romanticità. Silvia, che oltre al tavolino ha iniziato a tirar giù le scatole con i pezzi della mia moto. Luca vuol girare. Deve smetterla di voler girare. Un mese e mezzo di 40 gradi e sole. Mattina alle 7 pioveva. Luca, sempre dietro a bestemmiare. Mettendo le ultime fascette che tengono insieme un po' il tutto. Cambiato la catena nuova. E si entra? Giriamo insieme, amo sesso turno. Volta. Se dice ancora che non lo aiuto, borsone, tuta, paraschiena, gli ho fatto benzina. Cioè, primo turno andato e Luca è ancora in ginocchio. Avevo sui rapporti delle persone che girano forte, ma io non girando forte. Ci sono dei punti dove mettendola dalla quarta alla terza mi scendeva troppo di giri, devo entrare molto più forte. Era la pinza scatto, ormai la uso anche per mangiare il sushi, figa. Eccoci, è un po' di tendaggi. Cade in testa qualcuno, lo ammazzo proprio. Sono andata a prendere la piscina perché ho visto che il faggio là le ha montate. Tu invece cosa stai facendo? Ragazzi, abbiamo gli onboard questa volta, è solo merito alla Insta Go 3. Praticamente telecamerina montata qua, display che si vede di qua, si tira via da qua, non si fa cadere, non si mettono le dita sulla lente, cioè non viene un cazzaccio di niente come l'altra volta. Tac! Ma continui a vedere da qui quello che stai incontrando. Per modica cifra di? Subito l'onboard. 4,40 mi sembra, il kit con un po' di attacchi vari e tutto, ma veramente prodotto di qualità. Cosa sta succedendo? Quando c'è fagioni, ragazzi, succedono cose strane. È un po' la fogna, non la piscina. Ah, le rane a luglio si possono pescare. Sì, è senza R, quindi. Com'è? Calda. Appet time. Tu hai il taglierino per te del salame, se ci vuoi tu a fa. Dov'è il coltello del salame? Casa. Guarda che bella fetta questa, te la rubo io. Siamo a sabato e abbiamo già fatto il kit di sopravvivenza. Gocce oculari, perché ho un principio di congiuntivite. Abbiamo vinto un viaggio in farmacia. Esatto. E Tobradex per le lotite, perché mi sta venendo pure lotite. È ora giornata di prove libere. Decisiva. Fantastico. Perché ieri non è stata super positiva. Quindi oggi c'è da sistemare la moto. Nel frattempo abbiamo il team al gran completo. Presidente. E guarda quelli forti. Quelli forti fanno riscaldamento vero. Stai mandando via le zanzare! Primo turno di qualifica della mattina! Primo giro! Sospensioncine sistemate! Praticamente siamo arrivati già sul best di ieri senza forzare troppo, cioè, quindi c'è ancora qualcosa che adesso sistemiamo. Si spinge. Beh, 2 click al cervello. Purtroppo c'è stato un brutto incidente, è arrivata anche lì l'ambulanza e questo ci dà una pausa abbastanza lunga. Una cosa certa, la mangiamo. Poi ami essere biologica. Tutto un po' slittato, c'è un caldo veramente infernale, stanno iniziando il secondo turno praticamente di libere, fatto un po' di modifiche alla moto, dovrebbe andare meglio, ora vediamo se si abbassano ancora i tempi ulteriormente. Assisteremo ora a un turno in cui Silvia girerà con la mia moto
prima di stabilire se cambiare il motore o meno, perché con la sua non si trova proprio. Quindi? Lascio commentare a Silvia, questo momento. Lo facciamo? Cambialo, cambialo, cambia il motore. Raga, purtroppo non abbiamo ripreso questa ora d'inferno. Abbiamo finito in questo momento. La situazione è questa: cavato il motore al volo con l'aiuto del papà di Stella, è stato super gentile. Messo di qua. Adesso Silvia gira con questa. Ragazzi, siamo cotti, stremati. Fa anche caldo. Effettivamente con questa moto siamo più scorrevole. Questa è la Silvia che volevamo, cazzo! Finalmente un 5-7, un 5-8, un 5-6, non si è capito bene. L'ultimo turno del sabato abbiamo lavorato per qualcosa, dai, però. Tema psicologo. No, figa, sempre ragione a quanto pare. Qui un pilota Cocotec è andato a prendere Rosmarino per la cena. Nel frattempo. Adesso riordiniamo un attimo i pezzi da portare a casa, dove la ricomporremo. Oh, a me dà per favore una porzione di sangria. Grazie. Ah, ecco perché avevi il ventilatore oggi. Perché sta un po' mettendo. Ragazzi, è così. Ora cena col team, dobbiamo solo trovare il ristorante. Abbiamo finito un pezzo di merda. Non dire il nome, che poi non ci sponsorizzano. Pieno di mosche, non troviamo un ristorante. Signore, ultra scortesi. Oh. Ma che minchia hai preso da mangiare? Ho preso la pasta in crosta. Io invece ho già consumato il mio bel menù bimbi. La serata, ragazzi, sta per finire male. Chico, ma sei veramente il bambino fortunato che ha avuto la barretta? No, non ci credo, nel kinder. Sono felice. Ed è arrivata la domenica, ragazzi, it's race day. Silvia e il presidente elaborano le ultime tattiche di gara. Moto di Borz. E poi c'è Nico che cambia i rapporti. Me li ricambierò. Con cosa corri oggi? A piedi. A piedi. Col 42. No, sono 15-42. 15-42. Primo turno di libere della mattina di domenica. Proviamo un rapportino nuovo, leggermente più lungo di un dente. E via! Ciao, ma sei la maglia al contrario? Oddio, povero. Momento qualifiche. Ma tu che bel sottotutto che hai, amore. Ah. Non ho commentato stavolta perché erano lì e lì fino alla fine. Silvia ha avuto tutti i giri sporchi. Arrivata seconda, non sarebbe riuscita a fare il tempo purtroppo per arrivare primo, perché Stella ha fatto 4,7, che è un tempo fotonico. Dici di questa qualifica, la tua avversaria ha messo il nos. Ora capiamo un attimo in che posizione in griglia partiremo. 15. E lei? 15. Beh, dai, una fila e mezzo. Capendo che parto male. Mettono 6 file. Avete visto l'ultima clip, non ho preso parte alle due gare della quarta tappa del 12 pollici perché purtroppo dopo diversi avvenimenti così non me la sono sentita di girare, avevo perso un attimo lo stimolo e la voglia di entrare a girare con quello che era successo e successo così, e quindi niente, speriamo di dare del gran gas a Cremona, restate connessi perché se ne vedranno delle belle. Cremona arriviamo con una pit e un motore. Basta. E okay. Non ci sono scuse. Bisogna accelerare e sperare che vada tutto bene.
alla prossima. Mettete mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.